Ciao amici di Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi nuovo doppio unboxing di questi due bei pacchi che mi sono arrivati non da Gearbest questa volta, ma bensì da Amazon. Però prima di iniziare faccio notare una piccola cosa. Allora, se avete visto i miei unboxing dei prodotti di Gearbest che arrivano dalla Cina con Bartolini, avete notato che i pacchi arrivano in maniera perfetta. Ora guardate questo pacco che viene dall'Italia, da Padova credo. Guardate come è ridotto male, lo scotch messo male, tutto sfondato. Speriamo che dentro sia tutto integro, però devo dire che Amazon, da quando è passata a questo corriere, non facciamo nomi, il servizio, almeno per quanto mi riguarda, è davvero peggiorato. Anche con Amazon Prime non ricevo più nulla in un giorno, ma devo aspettare sempre almeno 3 giorni. Ditemi se anche da voi nella vostra zona è così oppure no. Bene, andiamo ad aprire prima il pacco più piccolo. Questa volta non mi servirà il mio coltellaccio da cucina, perché Amazon ha il suo la sua linguetta da strappare. Pacco molto semplice, Amazon Prime. Apriamo. No, ok. Apriamo. Bene. Vediamo cosa c'è all'interno. Questo l'ho comprato, ragazzi. Eccolo. Volete sapere che cos'è? Se riesco ad aprirlo senza uccidermi. Si tratta di una cosa che avrei dovuto comprare molto, ma molto tempo fa. Mi fa ridere, ragazzi. È praticamente un taglierino. Mi servirà per gli unboxing, quindi andrà a sostituire il mio coltellaccio da cucina. Se riesco ad aprire la scatola ve lo faccio vedere. L'ho pagato 10 euro. I link per acquistare questi prodotti sono in descrizione. Abbiamo 4 lamette, si chiamano così, non lo so, di riserva, mentre il coso non esce, il manuale, oddio, e c'è il coso principale che non vuole uscire. Vediamo se esce dall'altra parte, il taglierino, che è di metallo, quindi è fatto abbastanza bene, è imbustato. Eccolo qui, guardatelo, è abbastanza serio. Spero di non uccidermi con sto coso e non ho idea di come si apra. Forse da qui. Ecco, c'è un tastino, guardate, si preme, si tira su ed ecco qui. Oddio, fa paura. Questo uccide la gente. Eccolo qua. Bene, e ora ho un taglierino buono per fare i video, finalmente. Se non mi taglierò un dito con questo sarà tanto di... Ho sentito uno starnuto enorme. Bene, allora andiamo ad aprire ora questo pacco e direi di usare subito il taglierino. Vediamo come si comporta. Oddio, cioè, ragazzi, guardate, Madonna, taglia tutto, incredibile. Wow, ci giocherò tantissimo. Bene, 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 bene. Vediamo come si apre questo pacco. Se riusciamo ad aprirlo, cioè, guardate che brutto pacco hanno usato. Ho aspettato più tempo del normale e lo hanno incartato malissimo. Allora abbiamo carta ed eccolo il pezzo forte di questo unboxing. Togliamo sto scatolone. Eccolo qui, amici, liberiamolo. Vi farò vedere l'unboxing completo di questo prodotto e il funzionamento più avanti. Comunque, eccolo. Si tratta di R2-D2 di Star Wars, della Sfera. L'anno scorso produssero BB-8, BB-8, mentre quest'anno hanno prodotto R2-D2. È la controparte oscura di BB-8, che non mi interessa. Io amo R2-D2 ed eccolo qui. Più avanti vi farò vedere come funziona. È un droide intelligente, si comanda con l'applicazione, ha vari comandi, è scritto tutto in inglese. Comunque è una figata, credetemi. Ve lo farò vedere più avanti. Si muove da solo, ha un sacco di sensori, ha lo speaker, il bluetooth, i led, la radio,
tante modalità. Ad esempio, se guardiamo un film di Star Wars con questo acceso, lui reagirà in determinate scene. Per gli amanti di Star Wars è veramente una figata. L'ho pagato la bellezza di 200 euro. Trovate comunque il link di Amazon di questi prodotti qui sotto in descrizione. Bene amici, questo era l'unboxing molto piccolo. Abbiamo avuto le 2D2 e questo utilissimo taglierino che mi fa paura. Wow. Bene, io vado a tagliare un po' di, madonna, un po' di cose. Tanti bei like, commentate e condividete il video a tutti i vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!